Il legame tra i parrocchiani e la propria parrocchia fin dall'inizio, penso, leggendo anche gli scritti del predecessore Don Renato Valaguzza, è sempre stato abbastanza buono, se non dire anche ottimo. Ci troviamo all'interno della nostra chiesa parrocchiale. La targa ci ricorda l'edificazione di questa nostra chiesa negli anni 1925-1926. E poi la fondazione della parrocchia nel 1941. Di seguito anche la consacrazione il 4 aprile del 1971 da parte dell'arcivescovo Clemente Gaddi. Un luogo particolare è dedicato ai signori Pozzi, che sono stati gli artefici di questa nostra chiesa parrocchiale e dell'edificazione anche della casa del parroco, in quanto, come detto, anche ricordando la storia della nostra parrocchia, attraverso la costruzione dei loro stabilimenti, hanno dato la possibilità a tanti di abitare in questo paese e di trovare un lavoro sicuro. Quindi il ricordo ai loro defunti è sempre perpetuato in questa nostra chiesa. La chiesa è dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Il ricordo è certo sullo sfondo della nostra chiesa, l'altare, con quella tela che lo riproduce, ma una riproduzione particolare è anche a fianco, sopra la sagrestia, di un quadro sempre antico che riproduce sempre l'icona del Sacro Cuore. Al piano superiore troviamo il matroneo, luogo in cui le suore ai tempi del cotonificio Pozzi venivano per la preghiera insieme alle ragazze che erano ospitate presso il convitto vicino. Abbiamo anche l'organo, non tanto antico, però certamente funzionale. La chiesa ha avuto bisogno in questi anni anche di un restauro totale, restauro che insieme certamente alle ditte che hanno collaborato, è stato per la maggior parte realizzato da tanti volontari di questa piccola comunità, ai quali certamente siamo sempre grati.